sta per iniziare e va ora in onda la 27esima puntata di The Rock Band History, la rubrica a cura di Gianluca su Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. 27esima puntata in onda tutti i giorni dal lunedì 23 luglio 2012 alla domenica 29 luglio 2012, ogni giorno a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, a mezzogiorno e alle ore 18 CET Central European Time su www.saiuzwebradio.net. Bene cari amici, ancora un ben ritrovati per quest'altra nuova puntata con il vostro Gianluca su Saiuz Web Radio, e parleremo ancora dei mitici Queen, questo gruppo di cui stiamo parlando in queste puntate dopo aver parlato dei Led Zeppelin, dei Deep Purple, dei Black Sabbath e nelle primissime puntate dei Dire Straits. Ora continuiamo con la storia dei Queen, altro gruppo storico e mitico degli anni 60-70 e Go On, e poi anche dopo naturalmente ancora Evergreen, sempre verdi, cioè nel senso sempre in super classifica show. No, sto scherzando. Bene cari amici, siete sempre all'ascolto di Saiuz Web Radio, vi ricordo semplicemente le solite cose, che ci trovate in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog dove per l'appunto potrete sempre scriverci, lasciare i vostri post, commenti e quant'altro, e naturalmente c'è anche la votazione per quanto riguarda Saiuz Web Network o Saiuz Network, ovvero Saiuz Web TV o Saiuz Web Radio, quello che più vi aggrada come nome da dare a questo network o web network appunto. Votate a destra e in alto, appena aprite il blog lo vedrete subito. Vi ricordo poi che ci potrete seguire nella nostra pagina in Facebook, appunto la nostra pagina Facebook con il nome Saiuz Web Radio, dove potrete sempre scriverci e soprattutto seguiteci nelle dirette dei lunedì sera con il consueto appuntamento di Provvisoriamente i due compari, con sempre il sottoscritto Gianluca, Luca, il caro Luca, nostro amico new entry ormai da diverse puntate, ed il grande e mitico Saiuz. Con Saiuz poi vi ricordo le due chiacchiere appunto con Saiuz, la sua rubrica in cui potrete ascoltare il suo punto di vista, ascoltabile in varie fasce orarie, andate appunto nel blog e nel sito in www.saiuzwebradio.it e troverete le varie fasce in cui andrà in onda. Inoltre il nostro Riccio Incazzato con la sua trasmissione in diretta web TV dei venerdì sera alle ore 21.30, quindi lunedì sera dalle ore 22 con i due compari, e di venerdì sera alle ore 21.30 con il vaso di Pandora, incontro con il Riccio Incazzato, che ci dirà anche lui il suo punto di vista, oltre a leggerlo nel nostro blog nella sua rubrica. Bene cari amici, allora riprendiamo con la storia dei Queen. Vi ho appunto dato alcune cose riguardanti Saiuz Web Network o Saiuz Network, come decideremo assieme il nome di questo appunto network, cioè ovvero Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, e riprendiamo con la storia dei mitici Queen. Come dicevo l'altra volta, i Queen, dove appunto le loro storie si intrecciano negli ultimi, diciamo così, anni 60 e nei primissimi anni 70. In particolare siamo partiti dal 64 con Brian Harold Maid, che fondò i 1984, e dopodiché andiamo sempre avanti con gli anni finché appunto questo incontro fortunato tra Brian May e ovviamente Farouk Bulsara, come si voglia dire all'italiana, cioè detto anche poi Freddie Mercury, fece naturalmente andare avanti le cose, le due strade parallele, e formarono i Queen insieme agli altri componenti importantissimi dei Queen, che ricordiamo sempre i mitici e grandiosi Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. E siamo arrivati quindi ai primi anni 70 e dicevamo che nonostante il loro percorso universitario, dove appunto si anche conobbero e stavano studiando, e quindi organizzarono nei primissimi anni 70 un tour in Cornovaglia, dove dicevo anche l'altra volta vi consiglio di andare a visitare per cominciare così a provare alcuni alcuni brani e alcuni
palchi da provare per avere quella confidenza con il palcoscenico. Nel settembre del 1971 Terry Eden, un amico di May, offrì alla band la possibilità di registrare gratuitamente dei nuovi brani presso gli studios. Nell'estate appunto del 72 Mercury e gli altri iniziarono a lavorare al loro primo album, che finirono nel gennaio del 73. Eravamo rimasti più o meno a questo, la precedente puntata, e quindi a marzo poi i Queen firmarono il primo contratto di incisione per il mercato britannico ed europeo, dicevo, con la EMI, e per gli Stati Uniti e il Giappone invece con la Elektra Records. Il 9 aprile si organizzò poi la presentazione ufficiale del gruppo al Marquee Club di Londra, mitico locale che si rivelò naturalmente un gran successo nonostante comunque la scarsa affluenza di pubblico. E l'album d'esordio dei Queen, che uscì il 13 luglio del 1973, il mio anno, il 1973, scusatemi, perdonatemi questa divagazione e questa confidenza, che comprendeva per lo più canzoni scritte alcuni anni prima, ha come prerogative l'aggressività e la nitidezza della voce di Freddie Mercury e gli assoli grandiosi di May, unendo naturalmente questo hard rock, progressive rock e con ballate più o meno melodiche, un po' anche al glam, e risalendo, o meglio sfociando un po' in ambientazioni un po' fantasy, e tratte naturalmente da vari spunti. Negli Stati Uniti i Queen raggiunsero le vette delle classifiche e andarono anche lì alla grande, e in questo periodo il tema del bianco e nero, come dicevo appunto nell'ultima puntata, inventato da un gruppo di fan di Liverpool, ebbe molta importanza, e questa peculiarità era molto presente anche nei loro spettacoli, che prendevano uno stretto contatto con il pubblico, e soprattutto che prevedevano anche l'uso di questi eccentrici abiti creati dalla stilista Sandra Rose, come dicevo chiudendo l'altra puntata. Andiamo avanti. Dal 13 settembre al 2 febbraio del 1974 la band londinese, i mitici Queen, quindi cominciarono così, la band londinese, dicevo, cominciò il suo primo tour, Queen First Tour, che li vide esibirsi come gruppo di spalla a supporto dei Mott the Hoople, scusate, mi stavo distraendo, così insomma, pensando ai Queen all'epoca, e fecero 35 concerti principalmente in Inghilterra, e durante gli spettacoli di questi anni inserivano nelle scalette, oltre ai brani dei loro lavori, dei brevi medley rock, rock and roll di canzoni degli anni 50 come Jailhouse Rock e Big Spender. Il 21 febbraio il gruppo suonò dal vivo a Top of the Pops, un brano inedito che poi sarebbe diventato l'unico singolo del secondo disco, Seven Seas of Rye, e questo ebbe un grande successo commerciale, vendendo poi molti album e soprattutto naturalmente dando così spunto anche alla continuazione di queste diciamo, non so cosa sto dicendo, però lo sto dicendo bene, no, sto scherzando, dicevo che questo passaggio naturalmente ebbe una grande eco, perché ebbe un successo commerciale, perché poi naturalmente diciamo il singolo venne anche trasmesso in continuazione dalle stazioni radiofoniche, raggiungendo il 45esimo posto, pensate un po', delle classifiche inglesi. E Queen Second, uscito l'8 marzo del 1974, risulta un concept album, come si suol dire, sviluppando ulteriormente l'idea della contrapposizione tra il bene e il male, questi concetti esemplificati principalmente da un punto di vista cromatico, quindi bianco e nero. E lo stesso disco risulta diviso appunto in White Side e Black Side, cioè il lato bianco e il lato nero, appunto le due parti caratterizzate da differenti approcci sonori. Il primo, curato principalmente da May, comprende ballate e progressioni melodiche come White Queen, As It Began, Someday One Day e Father to Son, mentre la parte seconda, diciamo, di Mercury è caratterizzata da suoni un po' più duri, caotici e barocchi, diciamo così, inseriti in testi enigmatici e contorti come The March of the Black Queen e The Fairy Fellows Masterstroke. Tra gli elementi più innovativi del secondo album dei Queen vi è l'utilizzo naturalmente anche qui di nuovi generi musicali come il solito grande rock and roll, ad esempio nei brani The Loser in the End, scritta da Taylor, e anche un po' di pop come in Funny How Love Is.
e l'album raggiunse in questo caso la 35esima posizione nelle classifiche inglesi. Ricordatevi che è sempre una, diciamo così, una grande cosa, un gran piazzamento, anche se sembra chissà quanto. E il 1 marzo del 1974 il gruppo cominciò il Queen Second Tour, durante il quale il loro album scalò velocemente poi le classifiche inglesi, piazzandosi dal 35esimo al quinto posto e superando le 100.000 copie vendute, divenendo così il disco d'argento, mentre Seven Seas of Rye arrivò alla top 10 della classifica dei singoli nello stesso mese, quindi nel marzo del 1974, e l'Elektra pubblicò Queen naturalmente in Giappone, dove entrò in classifica subito nel giro di pochi giorni. E il tour nazionale si chiuse poi con il tutto esaurito al Rainbow Theatre, altro posto storico e mitico per il rock di Londra, in London, mitica London sempre. E subito prima di partire poi per gli Stati Uniti, anche qui ricordiamo un po' altre band di cui abbiamo parlato, tipo i Led Zeppelin, che naturalmente andavano spesso negli States, dove ebbero molti successi, nonché anche poi i Deep Purple, Black Sabbath, e esibendosi naturalmente anche poi per quanto riguarda i Queen con gli Aerosmith. Dopo l'esordio quindi al Regis College di Denver il 16 aprile del 1974, subito dopo una grave forma di epatite, Brian May costrinse quindi la band ad annullare le rimanenti date. Il resto del gruppo attese il chitarrista, che utilizzò il tempo in convalescenza per scrivere dei nuovi pezzi per il futuro album, registrato poi a luglio nei Rockfield Studios in Wales, in Galles, e successivamente al Trident Studios di London. E il loro terzo singolo, Killer Queen, Flick of the Wrist, esempio dello stile glam art rock, definiamolo così, come piace definire un po', così dico io almeno, ai critici, appunto questa nuova diciamo così forma della band e le due facciate, ottenne un enorme successo, entrando poi così in classifica direttamente alla quinta posizione, arrivando poi al secondo posto. E negli Stati Uniti questa produzione, per la quale Mercury vinse nel 1974 Label Novello Awards, divenne disco d'oro. E questi sono i risultati che naturalmente spinsero il gruppo poi ad affrettare i preparativi per un nuovo tour inglese, in attesa della pubblicazione del terzo album ufficiale, Sheer Hear Heart Attack, uscito poi l'8 novembre del 1974, dove poi contiene anche questo disco contributi importanti, oltre che di May e di Mercury, e di Taylor e di Deacon, comportando diciamo una fusione veramente molto più concisa di generi da loro adottati, e un'identità ancora più sentita e anche personale da parte dei singoli componenti della band. Il 30 ottobre cominciò così a Manchester lo Sheer Heart Attack Tour, registrando una lunga serie di tutto esaurito, sold out da parte di tutti i locali dove si esibirono, i posti, i luoghi dove andarono. E questa tournée cominciò veramente alla grande, e al termine di ogni concerto, diciamo così, questa tournée, diciamo, cominciò la consuetudine di suonare al termine di ogni concerto, ad eccezione di quelli in Irlanda, una versione, come ti stavo dicendo, acustica di God Save the Queen, naturalmente in Irlanda, no? Utilizzando la sola chitarra elettrica di Brian May e riprendendo un po' ciò che Hendrix aveva fatto con l'inno nazionale statunitense. Mercury, subito prima dell'inno, lanciava le rose e brindava con coppe di champagne, e il 15 gennaio del 1975 il tour si spostò negli Stati Uniti, e questo venne tuttavia parzialmente annullato per problemi alla gola che colpirono Freddie Mercury. In aprile, quindi, del 1975 le tappe della tournée si spostarono in Giappone, dove i Queen vennero accolti da 3.000 fan all'aeroporto di Tokyo. Bene, cari amici, e anche questa volta il mio tempo a disposizione è terminato, un po' diciamo dai 10-12 minuti che avrei a disposizione, abbiamo sforato un po'. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Sayuz Web Network, ovvero Sayuz Web Radio in particolare, dove The Rock Band History va in onda tutti i giorni, da lunedì alla domenica a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, e infine alle ore 18, sempre ascoltabile appunto su Sayuz Web Radio e anche Sayuz Web TV, quindi in Sayuz Web Network.
Vi ricordo sempre gli appuntamenti della nostra consueta trasmissione in diretta web radiofonica con il sottoscritto Gianluca ed il grande e mitico Saius del lunedì alle ore 22, quindi quasi ogni lunedì o ogni lunedì, insomma consuetudine di lunedì, abbiamo questo appuntamento in cui abbiamo diversi ospiti, e se anche voi vorrete venire a parlare delle vostre cose con noi, noi saremo ben lieti di dare il nostro spazio e tempo a vostra disposizione anche nel blog, che è il www.sciencewebradio.net, dove potrete sempre scriverci anche in diretta durante la trasmissione, non solo con la chat, e naturalmente il sito, che è sempre disponibile per pubblicare qualsiasi cosa. Ed inoltre vi ricordo che abbiamo sempre la nostra pagina Facebook che vi aspetta e pullula di eventi e novità, e ci trovate con il nome Saius Web Radio. Vi ricordo anche, vi ricordo tutto insomma, che avete l'appuntamento con le due chiacchiere con Saius, così ascoltate il nostro Saius cosa ha da dire con la sua rubrica nelle varie fasce, le trovate poi nel nostro blog. E oltre alla nostra trasmissione in diretta web radiofonica, che si ascolta sulla Saius Web Radio e si può anche ascoltare sulla Saius Web TV e non solo, e anche in altre piattaforme, abbiamo la trasmissione invece dei venerdì sera, allora la web radio dei lunedì alle 22 e la web TV con il Riccio Incazzato, con il Vaso di Pandora, Incontro con il Riccio, il venerdì sera alle ore 21:30. Oltretutto potete sempre leggere gli articoli che il nostro Riccio Incazzato scrive sul blog, e vi ricordo anche che ci trovate su YouTube con le cose caricate da Saius in Saius Radio. Se cercate un Saius Radio in YouTube troverete tutto quello che va in YouTube, troverete tutto quello che va in onda e viene caricato anche da Saius. Con Twitter ci potete seguire con il nome chiocciola Twitter, le email sono info@saius.com, e chi volesse scrivere al sottoscritto gianluca@saius.com. Vi aspettiamo sempre numerosi, grazie ancora per l'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata con The Rock Band History qui su Saius Web Network dal vostro Gianluca. Vi raccomando, stay on town with rock and roll. Ciao! In sottofondo avete ascoltato gli Smoking Band dall'album Maldito Destino, tratto dal sito www.jamendo.com.